Un progetto artistico che racconta il rapporto tra tennis, arte e cinema. È quello allestito in occasione delle ATP Finals nelle sale espositive dell'Archivio di Stato di Torino, visitabile gratuitamente a casa gusto per tutta la durata del torneo. La mostra, realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, è intitolata Story Tennis, Arte, Tennis, Parole, con opere di Marco Innocenti, anche conosciuto col nome d'arte Brivido Pop. Mette insieme i personaggi del tennis di oggi, ma anche di ieri, insomma, sono anche dei miti che ormai consolidati e conosciuti da tutti, che hanno fatto la storia del tennis, e li vado a mischiare con personaggi cinematografici, con figure della storia dell'arte. Quindi è un mix di arte, cinema e sport, in cui appunto questi personaggi in qualche modo hanno a che fare tra di loro, quindi raccontano una nuova storia, si intrecciano le loro storie. Tramite le posizioni, i gesti, delle analogie o dei contrasti. E quindi questi collage, in qualche modo, appunto, mettendo insieme queste figure, provocano una scintilla o di buon umore, ma anche per raccontare una nuova storia che ognuno fa secondo la propria esperienza. Io mi ispiro allo strappo di Mimmo Rotella, che strappava i manifesti per le strade di Roma e li ricomponeva sulla tela. Io con il digitale posso mischiare secoli, autori, stili differenti, e quindi ho questa libertà, diciamo, però con lo strappo appunto tipico di Mimmo Rotella, che è uno dei primi esponenti della pop art. Story Tennis è una raccolta di 14 opere originali della collezione Brivido Pop che rappresentano l'essenza del tennis e sono accompagnate in maniera multimediale da testi di presentazione curati dal giornalista sportivo Matteo Renzoni. La cosa più interessante, secondo me, volendo raccontare più che spiegare questo progetto, è proprio che esistono alcune opere che sono anticipate da un testo ed altre per le quali invece Brivido Pop mi è venuto in qualche modo dietro, nel senso che appunto c'è una collaborazione continua tra testi e immagini, parole e quello che poi viene rappresentato su tela. E in realtà più che delle spiegazioni sono dei piccoli romanzi, mi piace dire, le battute sono poche, non si va mai oltre le 2000-2500, per cui insomma anche in questi tempi in cui il livello d'attenzione delle persone è molto rapido, devo dire che si riesce ad arrivare alla fine senza annoiarsi troppo, almeno lo spero. E poi la cosa interessante ogni volta è guardare, mettersi davanti alle opere e farsi un proprio piccolo film, perché in effetti andando ad unire i puntini, chiamiamoli così, o comunque i personaggi e le curiosità che si possono pescare nelle singole opere, veramente si riesce a farsi un proprio percorso che è un qualcosa che va anche oltre il quadro stesso. Il progetto artistico è stato adattato per l'occasione da Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Ma il Comune ci ha chiesto di organizzare un evento legato al tennis e alle ATP. Io ero da poco stato a Roma, nello studio di Marco Innocenti, che insieme a Matteo ha creato queste opere incredibili, legate proprio al tennis, ma soprattutto, come dire, allargato al resto, a tutte le altre arti, ai fumetti, ai cartoni e anche alla pubblicità. Quindi mi sembra davvero un bel modo per presentare il tennis in una forma, diciamo così, originale. Tutto in realtà nasce ovviamente dal cinema. Con Marco avevamo già collaborato 2 anni fa per la mostra Photocall e lungo la cancellata della Mole c'erano tutte le immagini del cinema molto iconiche. E quindi questo, diciamo così, è un secondo appuntamento sempre con lui in una collaborazione che speriamo vada avanti ancora per tanto tempo.